Allora? Tutto bene? Bene, tu? Bene, bene, bene. Ragazzi, siamo tornati ufficialmente, a grandissima richiesta, anche se non è vero, con una reaction ai TikTok che è realizzata su di noi. Voilà. Uno dei format di punta del nostro canale e quindi ultimamente devo dire che viene sfornato ancora più materiale. Perle su perle. Perle su perle. Vi invitiamo sempre a realizzare TikTok utilizzando i nostri video, le nostre storie, quello che volete. Utilizzate l'hashtag dose dadda meme. Alcuni diventano virali, altri no. Alcuni li reposto, altri no. Ma cercate in qualche modo di realizzare dei contenuti creativi in modo tale che poi possiate finire all'interno di un nostro video reaction. La dinamica la conoscete, quindi io direi di iniziare partire immediatamente, subito. Di non perdere tempo. Buona visione a noi, ma soprattutto buona visione a voi. TikTok numero 1. Vamos. Vamos a bailare esta vita nuova. Qua. Guarda cosa hanno creato qua. Oh, quante volte me li sistemavo i capelli lì? Sempre così ieri. Però potrei fare. Un giorno facciamo i capelli viola. Viola. No, oh, io voglio vedere Dadda biondo ossigenato. Quest'estate? Fai la decolorazione. Quando sono abbronzato? Sì, che si vede ancora di più. E la barba? A 100.000 like. Ma che 100.000? Molti di più. Quanti ne vuoi? Porco Diaz. 100.000 arrivano. Deve essere una cosa difficile. Beh, 100.000 non è che si arriva sempre. 200.000. 200.000 ti fai i peli del pube ossigenati. Andiamo avanti, amici. Livello di ignoranza che ci piace. TikTok numero 2. Questo è incredibile, Dadda. 102.000 like. Pov, regali un Dadda di cartone alla tua amica per il suo compleanno. Ok. No, vabbè. Ma come avete fatto? Ma era gigantesco. È enorme. No. Dove l'hanno fatto? Dove? Guarda. Siamo a un tot durante PCTA, siamo... Lei col chiodo, tra l'altro, su, non è un dettaglio da niente. Scomparsa, tu non ci hai viste, ma eravamo a stampare questo. È uno di quei youtuber. E poi è un po'... No, raga, aspetta. Carla è alto quanto te, non so se l'hai notato. Dai, metti il mio amore, peccato che non è reale. È più alto di loro quel cartone. Pensa a te, in qualche parte dell'Italia ci sei tu a torso nudo. Pensa alla gente che passava. Pensa alla gente in giro che passava. Bellissimo però, eh. Bellissimo. Idea incredibile questa. Anzi, infatti salutiamo, non so se è Giorgia lei. O Giorgia penso sia la sua amica, sì. Salutone e tanti auguri di compleanno, ovviamente, che sarà già passato, però. Tagghiamo Ricky e Dadda, vabbè, comunque è diventato virale il video. Peccato che non è reale, morta. Siamo le amiche migliori del mondo. Quando Ricky leggerà questo commento in live o in video, Dadda farà il verso della colomba. Vabbè. E poi tutti i tag, perché comunque è un video che ha fatto tante views, è diventato virale. Oh, bellissimo questo. Gesemo, andiamo avanti. TikTok numero 3. Siccome nel tempo c'erano compilation prevalentemente tue di questa cosa, okay. Adesso finalmente hanno fatto anche la mia. Dadda ha attaccato la dislessia a Ricky. La mia migliore amica non ha la migliore... Oh, oggi non riesco a parlare. 2024 ci siamo divertiti, Dadda. Incredibile. Avrete il compito di indovinare esattamente cosa sto indovinando. Ragazzi, io voglio ringraziare. No, al momento. Non è roba surgelata che metti a frittere. A frittere. A frittere. Proprio c'è una galanteria incredibile. Bene. Queste risposte sono fabiesche proprio. No, nel senso che... Fabriano. Ma sembra che abbia più... Ma oh... Sveglia. No, male, Madonna. Madonna santa, la droga fa male. Data ormai, Dadda. Sta rovinando il matrimonio. Persa. Perché... Serio? Non lo so. Non me la ricordavo questa. Ma te non mi hai detto niente poi, come se nulla fosse. Pensa a te. Sai quante cose sbagliavo e non ci accorgevo nemmeno. Perché... Abbastanza piatto il gusto. Io sono sincero. Oh, sei peggio di me. Ultimo, ma non per importanza.
intortanza. Però intortanza. Come sempre, ci rivediamo tra poco. Ci rivediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego. Vedi? Bellissimo. Dopo si impara a zoppicare. È vero. Infatti adesso inizio a pulire tutto. Speriamo non mi venga la remoscia. Stare con Tassimo. Vabbè, dai. Mi verrà anche a me. 142.000 like, bastardi, tra l'altro. Dadda ha contagiato anche a me attraverso lo schermo, pensa. Ah, pure. A tutte le persone che parlano male a casa. Ma come si arrabbia poi? Mi arrabbio quando non riesco a parlare. Dopo aver visto tutti i video di Ricky e Dadda, mi si è abbassata la media di italiano. Adesso! La Madonna! Ma dai! Esagerati. Non andiamo più avanti a leggere i commenti. Basta. Litighiamo. Il fatto che dopo aver sbagliato si arrabbia sempre mi fa morire. Grazie ragazzi per aver creato questo video. Andiamo avanti. TikTok numero 4. 4. Riccardo Dose, fit Fabri Fibra. Ho fatto un pezzo, non so se te l'ho mai detto. No. Fabri, no, dai, aspetta un attimo, mi stanno vedendo di nuovo un attacco di panico, tra di aspetta. Alzati e andiamo. Bella, no. TikTok, muoviti. Cos'è? Non lo so, va. Bella. Ci sta bene questa canzoncina, eh? Chi è? Preso dal panico. Fermati un attimo. È la mia voce questa, eh? Pensa a te. Fa impressione? Sembro io veramente. Sì. Perché sei vai più giù. Forse non torni più. Cerchi di uccidere quello che hai dentro te. Mazzane, come fai? Arriverà il giorno in cui i nostri video non saremo più noi a parlare, ma una voce generata dall'intelligenza artificiale. Poi te ne penti la vita. Entra nella mia testa, mare in tempesta, facce finte di... Dai! Oh! Ma fa impressione sta roba, sei tu, eh? Ma come fanno? Praticamente prima parlano una voce normale, poi inseriscono la... Perché ho visto che inseriscono anche... un testo e basta. No, ma faceva anche il vibrato, quindi vuol dire che secondo me qualcuno la canta e poi... Non lo so, sai. Sostituiscono la tua voce con quella che inserisci tu e copia la stessa melodia, capito? O secondo me prendono direttamente la canzone e la però dicono cantala con questa voce. Ma così... questa non è una canzone che esiste, esistente. Sì. La base sì. No, anche il testo. Sì, ma la voce... No, però è di Fabri Fibra la voce. Sostituisci la voce di Fibra con la voce di Dose... Capito? Per essere già intonate tutto, perché come cazzo fanno a farla intonata? O la cantano come dici tu, oppure si basano già sulla canzone reale. Sì. Probabilmente. Non lo sappiamo, non ce ne frega, però il video è bello. Esatto. Meritava. Ma il video di sottofondo di Riccardo Dose come si chiama? Sì, è ancora online, quello dello scherzo che ci hanno fatto. Solo io all'inizio al posto di Apri ho capito Fabri. Com'è Fabri? Sì, ha detto Fabri. Ha detto Fabri? La prima sì. Sembra Fabri, sembra veramente. Ah, ma è Riccardo a cantare. Non sono io, è una voce generata, però è fatta troppo bene, veramente. Complimenti, amici, chiunque l'abbia realizzato. Andiamo avanti, TikTok numero 5. Svegliarsi con Ricky e Dadda. Guarda questa folle come si sveglia al mattino, Daniele. Alzati e andiamo. Tu lì hai perso 7 corde vocali. 7-8 corde vocali. 7-8 corde vocali. Ma cos'è la canzoncina lì? Bellissimo. Di accompagnamento. Sì, perché ti alzi... Sì, ma non è un bene svegliarsi così. Sei già agitato, ti viene un attacco di panico che è appena sveglio. Non c'è correre subito. Sì, non è possibile. Allora, Dadda Repubblicato... Come? Dadda Repubblicato? No. No, una cazzata. Non ero ancora io. Voglio l'audio... Riccardo ha repostato, come si fa? Ma come si fa? La vogliono mettere come suoneria veramente. Ed è subito a mettere questo suono come sveglia. Ragazzi, non è il caso, penso. Vabbè, se volete, cioè se lo mettete, fatemelo sapere. Andiamo avanti? Yes. TikTok? Numero 6. TikTok numero 6. Pov riesce a prendere un 6 in matematica. Grazie! Questa va a tutte le persone che non hanno mai creduto in me. Digli quante merda hai mangiato. Io ho mangiato vagonate di merda per essere qui. E io adesso mi godo il momento. Fino alla fine. Tutto! Ma che voce gli viene fuori? Ma che voce è? Dal culo gli esce quella voce. Tutta grattata. Grazie! Ma se ci mettesse questa grinta... Su cosa? Anche coi blancos.
Correremo tutti il triplo. Sì, sì, veramente. Il coggio di spogliatoio ci fa un discorso così. Spacco deve tutto farci io. Il presidente Awed. Spacco tutto. Il POV della scuola, come sempre, va virale. 75.000 like. Però rende l'idea del sei in bellissimo matematica. Io ero così, eh. Così facevi? Sì, sì. Non... matematica. Però ti, quando succedeva, facevi così in videocamera? No, in videocamera no. Raga, ma perché questo video non lo trovo? È uscito la scorsa settimana. Riccardo che lo incoraggia mi fa morire. Non riesco. Cosa non riesco? Non riesco. Cosa non riesco? Come per dire sto... sto morendo le risate. E poi sono tutti tag, commenti riferiti ai compagni di classe o di banco che siano. Siamo arrivati a metà, Danielson. Ti stanno piacendo? Certo. TikTok numero 7. Giro di boa. Qua. I fioi. Bello questo. Alla fine conta quella persona con cui diventi Ricky e Dadda. Dentro loro abbandonate, fioi. Non siamo mai stati, però. Non siamo mai stati. Non sono riuscito ad entrare. Pensa quante persone si sbattono la mano come i bracci tamari e poi vanno a visitare i posti abbandonati. Allora, questo video ha fatto quasi 50.000 like, 2.000 commenti. Cerco persone che guardano Ricky e Dadda. Fanno i salottini adesso. Come? Sì, si trovano a vedere i nostri video assieme. Mi hanno detto. Riccardo ha repubblicato, giuro. I miei amici si sono improvvisati Ricky e Dadda e a una gli è caduta una colonnina in testa. Ma come una colonnina in testa? Noi diventiamo loro, ma non possiamo esplorare perché non abbiamo posti abbandonati. Sono ovunque posti abbandonati, basta cercare, amici. Oh! Quanto siamo? 8! TikTok numero 8, amici. Ah, dato che siamo a metà, momento clou, vi ricordiamo che abbiamo finito il nostro tour, il nostro primo tour, la prima stagione di Esperienze DM, quindi vi ringraziamo. Yeah. La finanza, porco giura, parli dei biglietti venduti e parte la finanza. Abbiamo finito il tour di Esperienze DM. Ieri, però vabbè, lo vedrete tra qualche giorno questo video. Emozionantissimo ieri. Abbiamo venduto più di 50.000 biglietti in questo primo tour, quindi non possiamo fare altro che ringraziarvi. Ringraziamo tutti. E ovviamente però, come ben sapete, abbiamo già annunciato la seconda stagione di Esperienze DM, quindi spettacolo nuovo che inizierà da ottobre. Apriamo con l'Ariston di Sanremo e poi faremo un'ottantina di date, 85 date. Prendiamo l'Ariston. C'è Amadeus che ci presenterà lì e tu farai... il mio inedito. Il tuo inedito, l'amore è con Nigiotti, l'abbiamo già spoilerato. Andiamo avanti, amici. Link in descrizione per acquistare biglietti, sbrigatevi perché già molti teatri, anche se si parla di 5-6 mesi, si sono già sold out, quindi vi conviene sbrigarvi. TikTok numero 8. Questo è incredibile, veramente incredibile. Guarda lì come si è messo a letto col telefono in mano. È il chiodo. È il chiodo. Alla mattina salta dal letto, fa un bel bagnetto, corre in cucina, saluta Armando, esce correndo, sveglia. Ma che cazzo? Oh, tu vai a dormire col chiodo dei mocassini. Sì, ma che mocassini? Quelli di Michael Jackson. Mi fa ridere che ti muovevi così senza muoverti in realtà. Slittavi in moonwalk in giro. 21.000 like, amici. Io mi immagino Dadda che per salutare le viole fa... Raga, le viole mi fanno morire. Se la pimpa fosse stata così, l'avrei amata ancora di più. Dovrebbero fare un cartone animato su di noi. Sì. Sì, cosa sì. Bellissimo, amici. Complimenti, ma non ci fermiamo qui, perché il tempo è denaro, giustamente. Andiamo avanti, TikTok numero 9. Eccolo qua, è arrivato quel momento, dopo mesi, dopo anni... 10 giorni fa, Ricky, no, vabbè, ve lo faccio vedere senza spoilerarvelo. Non vi preoccupate che non si sa quando arriverà. E tutti zitti, quelli che non hanno mai creduto in questo progetto. Il progetto TikTok. Guardate qui. War is over, la guerra è finita finalmente. Finalmente. And so happy Christmas, sei tu che balli Michael Jackson, pensa dove siamo ragazzi, finiti. Ragazzi, Daniel Daddetta _. Quello è l'unico profilo ufficiale. E andate a segnalare in massa tutti gli altri. Tutti via. Gli altri. Via, perché ne esiste solo uno e ve lo dimostrerà facendo uscire altri video, perché alcuni ancora non ci credono. Sai cosa faccio domani? Cosa fai? Così ci credono. Cosa fai? Una live.
su TikTok. Fallo, posso farlo. Non ho mai fatto una live su TikTok. No, ma 5 minuti, ragazzi, sì. Sono io, così ci credono. Per 5 minuti dirà, ragazzi, sono io. Sono io, facciamo due canzoni con la chitarra e ciao. E via. 31.000 like, in pratica abbiamo anche l'Austour di Dadda, è vero. Sì, non manca niente, perché questa casa è piccola. Il balcone manca. Il balcone, la camera da letto non l'avete vista tutta, e poi sì, il bagno c'è un po' più a destra, un po' a sinistra, però quella è, ragazzi. In un solo minuto abbiamo avuto 1. Musica, 2. Dadda che balla, 3. Austour della casa di Dadda. Dadda insieme a TikTok ci ha fatto pure l'Austour. Oh, tutti che aspettavano, vedi che aspettavo l'Austour, te l'avevo detto io. Ma perché tu hai rotto le palle. Ho rotto le palle. Andiamo avanti, amici. TikTok. Numero 10. 9 o 10? No, 10 mi sa. 10. Questo, sinceramente, me l'ha mandato Dadda. Ah sì. Non è diventato virale, ma è assurdo, ragazzi, questo video. Guardate e poi lasciate un commento subito dopo averlo visto, così a caldo. Questo è incredibile. Se Riccardo e Dadda fossero cacciatori di mostri in Supernatural. Vieni Dadda, non lasciamo da solo. Quanto è devastata sta casa? Che cos'è qua? Io sento rumori, Dadda. Cos'è? Dadda! Ma come hanno fatto a inserire così bene il suo? Sembra perfetto. Perfetto. Cioè, perfetto. Dadda, mi sto spaventando. C'è? No, Dadda, aspetta. Ma dai, ma le pause, le cose... Perfetto, incredibile. Cioè, perché non è diventato virale non lo questo? So. Non ha senso. Mi sto cagando addosso. Tu che te ne vai senza parole proprio. Dadda. Qua un applauso. Ah, ma non è finito? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Chi è? Chi è? Chi è? Dadda! Bellissimo, bella sta parte, me l'ero persa. Ma dai, solo 400 like, devi diventare virale. Sì. Vedete che inseriamo anche a volte dei video che non diventano virali, perché meritano comunque. Fatto troppo bene, ma non ci sono tanti commenti. 10 commenti che sono per lo più comunque tag e basta. Bellissimo. Questo merita, fatto in maniera eccezionale, veramente. Andiamo avanti, amici, TikTok numero 11. Anzi, facciamo una cosa, di tutti quelli che vedrete, 15 sono in tutto, scrivete qui sotto nei commenti quello che personalmente vi è piaciuto di più. 11, questo ho voluto metterlo perché comunque magari qualcuno non bazza anche su TikTok, allora vogliamo una prova di quello che è successo anche all'ultima data. Su YouTube all'ultima data. Guardate cosa abbiamo deciso di fare durante il nostro ultimo balletto del nostro primo tour. Ah, vuoi Dose Dadda che ci regalano questa perla per finire il loro tour. E tutti zitti! Coi culi di fuori! Ma si è anche incastrato il sì, collo. Dadda si è incastrato sul calzino. 60.000 like, è uscito oggi. 15 ore fa è uscito questo video, non ha senso. Mi fa morire Dadda che non è riuscito a strapparli subito. Abbiamo proprio visto il rallentatore che gli si è incastrato dentro il calzino. Peccato che Dadda aveva i pantaloncini. Aiuto, dovevo ovviamente, scherzo, perché voleva che fossi nudo completamente, intende dire. Ah, senza mutande. Senza mutande, sì, non sono pantaloncini, sono boxer. La corsetta di Simone, hai visto la corsetta di Simone alla fine? Vergognosa. Comunque, buoni tutti e tre, dopo tag e altre cose, sì. Sì, non pelo più tag e cose del genere. L'abbiamo fatto solo durante la data di moda, ovviamente. Sì, era l'ultima. Però ci siamo accorti che effettivamente era una cosa... Sì, però... Il tempo poi che siamo usciti a cambiarci. Dopo diventa un problema perché comunque non è che rimani lì in mutande a parlare. Dobbiamo quindi... microfonarci, però per l'ultima data. Per l'ultima data ci stava per rendere le cose leggermente diverse. TikTok numero 12. Emozionale. Ripeschiamo Michele così diamo un piccolo aggiornamento visto che continuamente lo chiedete. Senza che ce ne accorgessimo un uomo arriva alle nostre spalle. Michele ci ha sottolineato più volte di non avere nemmeno il coraggio di rubare. Seppur si trovi in questa situazione disperata è una cosa che assolutamente non vuole fare. Ma lo sta guardando così come noi? No, io lo dico. Ah, ok, non lo sapevo, scusa.
e abbiamo raccolto 32.000 euro per far ripartire la tua vita. Un grazie di cuore a tutti quanti e grazie a questi due persone, grazie mille. Grande Miki. Bello rivedere dall'inizio alla, ai momenti finali, diciamo, della, della, della storia che abbiamo raccontato. E ci chiedete sempre come, che fine ha fatto Michele. Sta bene, l'ho sentito ieri, che tra l'altro mi ha detto che... Io l'altro ieri. Aveva degli, dei lavori, perché comunque sta lavorando, lavora sempre in un contesto di ristrutturazione. L'altro giorno mi ha mandato, cos'era? Cinque giorni fa mi ha mandato la foto che era al mare. Al mare a lavorare, sì, però. Anche te. Perché è andato verso Savona, che aveva lì da fare una cosa con il lavoro. E due giorni fa mi ha cazziato, non mi ha cazziato, mi ha detto, ma come cacchio è possibile che hai sempre il raffreddore? Perché? Guarda, sai che lui guarda i video ogni giorno, se avevo avuto quei 10 giorni di raffreddore. E quindi, dato che vedrà anche sto video, Michele... Ciao Michele, un abbraccio. Un abbraccio, fai il bravo, mi raccomando, e stai attento alle... Perché lui ha diverse ragazze fidanzate adesso. Sì. Furbacchione. Ultimi tre amici, numero 13. Ah no, i commenti. Cos'è che hanno scritto? Aspetta, mi sono dimenticato i commenti. Allora, aspettavo un video su Michele, è molto recente tra l'altro, è di 6 giorni fa questo video. Chissà adesso come sta, abbiamo dato l'aggiornamento. Tranquillo Dada, sto piangendo anch'io. Sto piangendo, meritano tutto quello che hanno e anche di più. Grazie mille amici, come sempre. TikTok numero 13. Cos'è? Secondo me avresti potuto pubblicare il tuo TikTok, sì, ma con questa base di sottofondo. Sarebbe stato troppo scontato mettere Michael Jackson, invece guarda così come viene. Kung Fu Panda e le sue leggende. È un tipo semplice ma senza alcuna esitazione. Ha dato il massimo per essere il guerriero dragone. Kung Fu Panda. Sai che presto su Italia 1, un nuovo, nuovo cartone nuovo animato. Kung Fu Panda. Kung Fu Dadda. Tu l'hai guardato? Kung Fu Panda? Sì. Sì. Bello. Sì, sai, ma non è uno di quei cartoni che... Non ti piace? Secondo me è bello, anche a livello di insegnamenti, di cose, di morale. Di morale? Mi piace, a me mi è piaciuto Kung Fu Panda. Ce l'ho visto una volta. Sì, anch'io tempo fa, non me lo ricordo neanche bene, però... Voglio la reazione di rifiuto di Dadda. In che senso? Non ho capito. Il repost di Ricky vuol dire solo una cosa. Questa è arte pura, ha bisogno di un Oscar addirittura. Dadda e le 7-8 leggende. Pazzesco, amici. Kung Fu Dadda. Prossimamente in tutti i cinema. Penultimo TikTok numero 14. Estrapolato direttamente dalle tue Instagram stories. Ok. Io che saluto la mia amica che torna dall'appuntamento con il malessere. Ero nel cespuglio dietro di loro. Oh! Che cazzo fai? Cretino! Cretino, dove stai? Dove eri? Immaginati le amiche così. Che sbucano. Che sbucano per controllare che cosa fa. 92.000 like, pensa quante persone si sono riconosciute di sta cosa. 1.500 commenti. Immagino Dada nascosto 7-8 ore che nel mentre ballava Michael Jackson. Sì. La gente pensa che tu sia fuori di testa. Immagina vedere Dada e Riccardo correre a Civitavecchia. Eravamo lì, sì, che siamo andati a correre effettivamente. Però ci siamo svegliati in due orari diversi, quindi abbiamo, sì, siamo andati in due direzioni completamente diverse. E poi Tutti i tag dei nostri amici furbi qui che vanno con i malesseri. Oh, siamo già arrivati alla fine di questo video. Quando ci si diverte, amici, il tempo vola, il tempo dura poco. TikTok numero 15. Questo l'ho messo perché, cioè, mi fa spaccare la canzone sottofondo. 100.000 like. Io e la migliore amica, io e la mia migliore amica, se le nostre chat fossero pubbliche. Quello che si vuole, porco Giuda. Sembra alto 6 metri qua, porco Giuda. Carcere. Rende l'idea però, sì, questo, eh. Guarda il primo commento, l'ho letto prima, non so perché, ma fa 3.500 commenti. Guarda il primo commento, quanto è giusto questa situazione. Awed in questo video sembra gli anticorpi in Siamo Fatti Così. È vero! Dai! È vero! È vero, è identico. Il fatto che vada a tempo mi spezza. Se fosse pubblico il gruppo degli stickers che abbiamo. Vabbè, gli sticker, ci sono alcune persone che conosco che mi mandano gli sticker vergognosi. Sì. Non voglio neanche dire chi è. No, niente chi è, né che cosa si tratta, perché è meglio. Stendiamo un velo pietoso. Oh, com'è? Bellissimi. Belli, vero? Divertenti. Come detto prima, classifica top 3. Top 3. Certo. Allora, certo. Fateci la vostra top 3 qui sotto nei commenti, l'aspettiamo e vi leggiamo. Danielson, io ti ringrazio. Grazie a te. Ragazzi, grazie a voi e come sempre ci vediamo prestissimo.
con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego. Madonna, ma cos'è? Un dolce? Non è una sigaretta? No, io dico la mano.